Non terminato, macchine in movimento, cavalli dunque che vanno a prendere posto dietro le ali del mezzo meccanico. Prima di passare alla cronaca della partenza diamo come di consueto un'ultima occhiata all'andamento del gioco. È salito ancora Mohamed Play 3,58, sono scesi Sofia de Rum a 5,95, Merico a 5,04, poi sotto la doppia cifra anche Mare Alan numero 2, Pupella Luis numero 3 e Regan B numero 10. Ma adesso è il momento della cronaca, si va dunque in partenza. Ottava ed ultima corsa di Palermo, miglio per anziani di minima sulla breve distanza, favori al gioco per il numero 7 Mohamed Play, si va allo stacco dall'esterno, proprio Mohamed Play prova a sfondare, all'interno però parte bene Merico, stavolta è partito, Merico l'ultima volta non metteva un piede dopo l'altro e non si è allineato e sicuramente Merico con Diego Bellante non può mai dare strada a Mohamed Play che adesso Luciano Messineo deve cercare di prendere in mano. Situazione che tatticamente si mette davvero maluccio, in seconda posizione si è sistemato Pisolo De Gleris, Andrea Buzzitta con Mare Alan prende in mano, consente a Mohamed Play di andare a steccato, per linee esterne prova a venire avanti in maniera piuttosto decisa il numero 3 di Pupella Luis pedinata da Sofia De Rum, 44-1 da 1:13,5 i primi 600 metri di Merico che se in forma con questi non ci può concorrere, ma non era facile sapere la sua condizione. Dietro di lui Pisolo De Gleris, poi il 7 di Mohamed Play, non progredisce più di tanto Pupella Luis e allora Mimmo Zanca con Sofia De Rum prova a venire in terza ruota, nel frattempo giungiamo al primo chilometro in 1:15,7, in avanti sempre Merico, adesso c'è l'errore di Portuchervu, prova comunque a far pesare l'attacco, in seconda paria c'è sempre Sofia De Rum a pesare l'attacco, Pisolo De Gleris rinviene lungo la corda il 7 di ma ecco Mare Alan che arriva in terza ruota con Andrea Buzzitta con altro passo, c'è l'errore di Sofia De Rum, è stanco Pisolo De Gleris, stanco anche il capofila, passa e domina Mare Alan con Andrea Buzzitta che ha aperto il convegno con Terrible Joe e lo chiude con Mare Alan che viene a vincere nel più facile dei modi, mentre per il secondo posto Prevert Griff ha ragione di un poco fortunato Mohamed Play. Dunque Andrea Buzzitta sugli scudi in questa gara finale, prestazione buona per Mare Alan, sul mio cronometro un tempo attorno all'1:16 e qualche linea, ma prestazione eccellente soprattutto del suo interprete Andrea Buzzitta che ha fatto tutto alla grande, doppio in giornata, i colori sono quelli del signor Daniele Alcamo, il training è di Vincenzo Fasciana. Per il secondo posto è emerso Prevert Griff nei confronti di Mohamed Play, dunque in numeri 2, 12, 7 l'ordine d'arrivo naturalmente da confermare dell'ottava ed ultima corsa di Palermo. Piero Di Salvo vi saluta e dalla favorita è tutto. Perché rimane macchina la cosa, andava a controllare la batteria. Perché ha 28 secondi.